Quando la causa dell'ipercolesterolemia? Beh, non dipende da te. Non dipende da te vuol dire che evidentemente, malgrado tutto, i tuoi atteggiamenti, il tuo stile di vita, l'alimentazione, tutto quel che riguarda, insomma, il colesterolo rimane molto alto ancora, evidentemente la causa non dipende da qualcosa che stai facendo di sbagliato, ma dipende sicuramente, molto probabilmente, da una ipercolesterolemia cosiddetta familiare. Come si fa a fare diagnosi di ipercolesterolemia familiare? Abbastanza semplice, intuitivo, oddio, bisogna fare degli esami specifici, però per capire se la tua ipercolesterolemia è familiare, prima di tutto bisogna vedere il livello, quanti sono le low density lipoprotein, le LDL. Generalmente quello è un parametro abbastanza sicuro. Le LDL che molti erroneamente chiamano colesterolo cattivo, ma non è nel mio lessico, sono in questo caso aumentate oltre i 190 mg per decilitro, quando normalmente sono 100, 110, 120, addirittura 260, 360, eccetera, eccetera. Insomma, valori davvero importantissimi e molto elevati, a seconda del caso se la ipercolesterolemia genetica, che è appunto di origine familiare, sia in modo eterozigote o omozigote, senza andare troppo nello specifico, sta di fatto che ci sono varie fasi di gravità della ipercolesterolemia familiare. Dicevo, uno dei primi parametri è questo, vedere quante sono, anche malgrado la terapia a volte, il valore delle low density lipoprotein. E poi per quanto riguarda il colesterolo generale, un parametro che scarsamente viene utilizzato per iniziare un trattamento ipolipemizzante, sicuramente un valore superiore ai 300 mg per decilitro dà il sospetto di una ipercolesterolemia familiare. Di fronte a questo, premessa, l'ipercolesterolemia familiare è un difetto genetico dove viene alterato il recettore che viene esposto dalle cellule per catturare il colesterolo. Immaginate come un braccio che si estende dalla cellula e cattura il colesterolo. Bene, quello è il recettore. Un difetto genetico produce un recettore alterato che non è più in grado di catturare il colesterolo necessario alla cellula. Quindi il colesterolo rimane in circolo con valori appunto elevati. Dicevo, una volta verificata la presenza di ipercolesterolemia familiare, purtroppo la terapia ha una scarsa efficacia, o comunque ce l'ha, nelle cause lieve di ipercolesterolemia familiare. Altrimenti bisogna arrivare ad utilizzare dei sistemi davvero drastici. Uno su tutti è la pulizia del sangue, addirittura, sulle molecole che sono in quantità eccessiva di colesterolo. Si chiama aferesi delle lipoproteine, cioè il sangue viene proprio filtrato, tutto il sangue, trattenendo queste lipoproteine, cioè il colesterolo elevato. Negli altri casi, nelle forme lievi, ovviamente ci sono i farmaci ipolipemizzanti che, sotto stretto consiglio medico, devono essere sempre coadiuvati da una quantità di integratori che vanno a sopperire quelle mancanze, quegli effetti collaterali che talora le statine, ad esempio, possono realizzare. Quindi, controlla il tuo colesterolo se il valore delle LDL con o senza terapia è superiore ai 200, probabilmente hai una ipercolesterolemia familiare, ma che è assolutamente, quantomeno, sempre gestibile. Buona giornata.